Avete notato che Google si comporta sempre in un certo modo. Google I.O., figata, progetti spaziali. Poi passano le settimane, passano i mesi, nessuno sa più nulla e il progetto muore. I flop di Google non sono mai mancati, però Android One piano piano sembra che dalle ceneri stia risorgendo. E allora perché ora tutti parlano di Android One? Che cos'è? Quali sono le sue peculiarità? E perché tutto ciò è una buona notizia? Quando nasce e perché Android One? Beh, Android One nasce nel 2014. L'obiettivo principale di Google si può dividere in due parti. La prima è quella di evitare porre un rimedio alla storica frammentazione di Android. Il secondo scopo è quello semplicemente di fare cassa, perché Android One è un progetto dedicato a portare smartphone di fascia entry level nei paesi emergenti con software stock. Perché evitare la frammentazione? Perché la frammentazione è uno dei problemi più grandi di Android. Cosa significa? Significa che pensando ad Android voi non avete presente un'identità chiara, ma avete tanti piccoli pezzettini, frammenti di sistemi operativi, di smartphone che i vari produttori prendono e modificano e ne seguono un po' vita, morte e miracoli. Questo è un problema perché quando esce una patch di sicurezza, quando si scopre una falla, quando Google implementa una nuova funzione, prima che questa cascata arrivi su tutti gli smartphone, possono passare anche degli anni, oppure potrebbe semplicemente non arrivare mai. L'idea di base era molto interessante, dare ai costruttori di smartphone in mano un software completo e seguito direttamente da Google. Per loro quindi significava togliersi di mezzo tutto il problema degli aggiornamenti, che soprattutto per brand piccoli può diventare un'annosa questione. Basti pensare anche a Essential Phone, per esempio, che è una startup piccolina, anche se seguita da persone molto esperte e importanti come Andy Rubin, sta trovando delle difficoltà per il suo smartphone, soprattutto dal punto di vista software. Una volta confezionato il software, Google avrebbe seguito costantemente, quindi per noi utenti finali avremmo avuto un buon dispositivo di fascia medio-bassa, ma sempre aggiornato con tutte le patch di sicurezza e tutto ciò che implica avere un software sempre attuale. Poi tutto ciò si è un po' affievolito ed è andato a morire negli ultimi tempi. Ma perché? Beh, semplicemente perché da una parte Google ha fatto la Google, quindi ha lanciato un progetto e l'ha lasciato lì a vedere che cosa sarebbe successo e non è successo niente. Il secondo motivo è che è legato probabilmente ai costi, perché tutto ciò per gli OEM probabilmente aveva dei costi che erano troppo alti da affrontare, soprattutto per costruttori piccoli, soprattutto per il vantaggio che avrebbe portato. Il terzo aspetto è che forse ci voleva semplicemente un po' di tempo e ora sembra che questo tempo sia finalmente arrivato. Dei player importanti sono entrati finalmente con progetti interessanti su Android One. Cronologicamente gli ultimi sono stati Xiaomi, con il suo Mi A1 che stiamo aspettando, telefono estremamente interessante perché fornito da un OEM che storicamente aveva della qualità costruttiva, della progettazione degli smartphone il suo punto forte, e un software invece dedicato per lo più alla Cina che in tanti apprezzano ma che ha tanti problemi e ha portato anche per gli utilizzatori occidentali. Mi A1 veramente completissimo, uno smartphone tra i più attesi di quest'anno. Poi si è fatta viva anche Lenovo con il suo Moto X4, che oltre a uscire in una versione normale dovrebbe arrivare anche in una versione con Android One. Telefono super interessante perché non è di fascia bassa ma è di fascia media sicuramente, ottimo hardware, buonissime caratteristiche, una doppia fotocamera, un telefono che in versione Android One sarà ancora più interessante che nella versione base. E infine sembra anche che HTC con il suo HTC 11 Life si stia muovendo per avere una versione dedicata a Android One. Di questo smartphone in realtà sappiamo poco o niente, però possiamo vederne una foto e sinceramente non è che mi piaccia più di tanto. Perché tutto ciò è una buona notizia? Beh, perché finalmente potremo avere degli smartphone costruiti da nomi importanti di esperienza che hanno un know-how interessante, soprattutto per quanto riguarda la progettazione di smartphone, con un software stock sempre aggiornato e attentamente seguito da Google. Infatti Google, tra le ultime dichiarazioni, ha fatto sapere che non intende più lasciare agli OEM parte del software di Android One, ma seguire direttamente il rilascio degli aggiornamenti e lo sviluppo di Android anche sugli dispositivi Android One. Immaginatevi la tipica frase: io mi sono comprato un iPhone, io invece mi sono comprato un Samsung, un Huawei, un LG.
Immaginatevela, io mi sono comprato un iPhone, io invece ho preso un Android. Tutto ciò avrebbe delle ricadute veramente positive, perché ci sarebbero in circolazione degli smartphone di buona qualità con Android, quindi l'identità del sistema operativo crescerebbe tanto, soprattutto nei confronti di iOS. E qui non si tratta di fare il fanboy Android, si tratta di fare una considerazione reale. Un sistema operativo con molta identità avrebbe uno sviluppo più veloce, l'ecosistema ne guadagnerebbe tanto, ci sarebbe un'esplosione dell'Internet of Things con Android, che secondo me è un progetto molto interessante ma che non riesce a decollare proprio perché non c'è un'identità forte di Android. Noi utenti finali avremmo l'opportunità di acquistare prodotti validi sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software ad un prezzo ragionevole e eviteremmo di vedere in circolazione una serie di smartphone spazzatura che ormai dovrebbero essere superati. A tal proposito, forse qualcuno di voi si sta chiedendo che cosa c'entra Android Go con Android One. Android Go è un ramo del sistema operativo Android confezionato, preparato per girare sui dispositivi di fascia ultra entry level. Ho coniato questo termine per definire quelli proprio di fascia bassa bassa con meno di un gigabyte di RAM, cosa che secondo me sono davvero poco interessante il progetto, perché in realtà si riferisce a prodotti che non dovrebbero nemmeno più esistere ormai nel 2017. Un'altra implicazione della diffusione ipotetica di Android One sarebbe che gli smartphone premium potrebbero distinguersi non solo per la parte hardware, ma soprattutto per la parte software, per i contenuti che hanno da offrire, e questo darebbe un'ulteriore spinta allo sviluppo software da parte degli OEM. Mi immagino un Samsung, mi immagino un LG che sul loro flagship si distinguono non solo per l'hardware ma per offrire tutta una serie di servizi abbinati allo smartphone. Poi apro gli occhi e mi sveglio. Ma a parte gli scherzi, questa è una ipotetica visione di ciò che potrebbe avvenire se Android One facesse finalmente il passo decisivo per diventare più diffuso. Questo sarebbe secondo me una parte importante, potrebbe dare una bella svolta al mondo Android. Speriamo che sia veramente così. Con questo video ho cercato di darvi un'infarinatura, qualche spiegazione, rispondere a qualche interrogativo e mi immagino e spero che anche voi che l'avete visto magari possiate raccontarlo a tutti coloro che invece hanno delle idee un po' confuse su Android, perché io sono veramente stufo di sentire i classici luoghi comuni da bar, da treno, insomma quelle cose che si sentono sempre: io non prendo Android perché non si aggiorna, io non prendo Android perché non funziona bene, l'iPhone va sicuramente molto meglio di questo Samsung YK3 da 150€. Grazie, lo sappiamo. Ecco, sarebbe ora che anche Android avesse una certa cultura alle spalle degli utenti. Direi che però per il momento è tutto. Se avete altre domande, ovviamente siamo sempre a disposizione qua sotto nei commenti. Vi chiedo anche di lasciare un bel like e di iscrivervi al nostro canale. Io sono Matteo e vi ringrazio di aver scelto ancora una volta tutto Android. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!